Salve a tutti amici ben ritrovati, io sono il vostro Terry e oggi qui dal Valle del Tormento vi do benvenuto a un episodio di Assassin's Creed Odyssey, Destino di Atlantide, il secondo episodio, il Tormento di Ade, come sempre il titolo è sempre bello lungo. Oggi siamo tornati dopo l'esperienza agrodolce di Febo, infatti se da una parte abbiamo trovato la nostra cara amica persa morta da Atene per colpa della setta di Cosmos, dall'altra parte ha voluto rilasciare un'altra volta, ma stavolta la vedremo. Andrà lì nell'Elisio, il paradiso di cielo gli eroi. E come diceva Alexios, Febe è la nostra eroina. Quindi oggi abbiamo una missione da svolgere, dovrebbe essere su giù le ultime, se non mi sbaglio. Vediamo un po'. Abbiamo. Io Ercole avevo già fatto Ercole. Perché ancora lì Ercole? Che è successo? Niente, o è un bug o dovremmo ribattere Ercole. Missioni. Eh sì, manca Ercole. Vabbè, allora, bando alle ciance, iniziamo questo video di oggi e let's go con il nostro Ercole. Allora, rieccoci qui nel nostro Tartaro, in caso metterò la sua parte finale. Visto che già Ercole l'ha sconfitto, per capire se il gioco o mi rimanda a prima di quando io abbia preso Heracle, o se in caso è stato un bug, per capire bene cosa sta succedendo. Ecco lì il nostro bello Ercole, sempre forzuto, e sempre in questa bella sala molto teatrale. Heracle, alzati. E diventa l'eroe di cui Ade e la gente dell'oltretomba hanno bisogno. Molto probabilmente metterò solo la parte finale. Ma mentre guardo con Ercole, mi è venuto un dubbio. Non è che anche lui sia come noi, discende la stirpe di. Insomma. Oddio. Cioè, della città Isu, perché. Cioè. La sua potenza è davvero incredibile. Non penso sia solo lo stramazzo perché. L'eroe del mitologico. Alla fine, Perseo magari vado ad avere. Diciamo, anche lui con. Collegamenti come Achille, come. Leone, insomma, secondo me dovrebbe essere che questi eroi mitici in realtà siano tutti, diciamo, di stirpe Isu, simili al nostro Lexus. Comunque, andiamo a svolgere la missione per Caronte, casa dolce casa. Poi cerchiamo l'ultimo qui, visione, dovrebbe essere nelle tre bruciate, nel grotto di Crono, ok. Anzi, penso andiamo nel grotto di Crono, che dovrebbe essere in questa parte della mappa, delle bruciate. No. Grotte di Crono sono queste? Sì, sono di Cronos è qui. Comunque devo svolgere la missione per Crono, cioè per noi in pratica, per avere più sincronia con il bastone di Hermes. E infine andremo a svolgere poi la missione per Caronte. E infine andremo a svolgere la missione per conto di il Pennar, che dovrebbe essere l'ultima. Perché andiamo a fermare le rivolte. Quindi, a dopo. Bene, come pensavo, la storia di Crono, quel buco enorme dovrebbe essere questa regola del Crono. Ed ecco qui, la grotta natale di Crono. Che se deve fare? Usciamo su. Bene, mi scoperto dove è la grotta natale di Crono, ossia nella sua tesoreria, in parte quel grande buco c'è all'entrata. E andiamo a trovare il famoso quella famosa stele che dovrebbe garantirci una sincronizzazione col bastone di Hermes, sia per noi che per Leila. Sì, allora, cerchiamo dall'altra parte, bene. Ah, è solo questa, niente, già fatto. Molto easy direi questa volta. Sì, esattamente dopo il crono, questo potenziamento deve sembrare la tua abilità. Mi sembra figa questa abilità del crono, vediamo un po'. Ok, questa deve essere l'ultima missione. Quindi andrò a farla per ultima, andrò a fare quella di, come ho detto, di Caronte e poi quella del Penere.
Dov'è la missione quella della verità, quella di Chroma? Eccola qui. Potenzia. Fermo il tempo intorno a te, in tempo ferma per 3 secondi mentre ti lanci in aria per i nemici che costantemente vengono sostituiti più alti la vita e il boss alla fine scendendo da te che wow. Però oddio, credo vai togliere. Allora, questi qua da fuori di Ares, che già ce l'ho, se non mi sbaglio, no, non ce l'ho. Ma posso togliere l'attacco lì? No. Sì, mi ho fatto l'attacco questo di qua. Visto che già avrei un attacco, diciamo che lo usavo io come attacco contro delle miniscene del caos. Ma già avendo l'attacco del toro, che mi si chiama, eccola qui, la carica di Ares, posso usare magari questa abilità come, diciamo, una abilità furtiva, diciamo. Ah, qui tu salti, è tipo, beh, un bel attacco anche usato nei mezzi gruppi, così qua pure, ok, perfetto. Bene, ora possiamo uscire, quindi. Ora che abbiamo tutto lo slittamento di Crono, possiamo uscire e andare a svolgere le ultime tre, due missioni prima del. Penultimo, il più importante, in quanto andiamo a affrontare sicuramente Ade. Per me è quella, proprio per me. Comunque, allora, andiamo dalla mappa. Eccote. E il dopo? Oltre a questa missione dovremmo avere l'ultimo della setta che non ho scoperto. Beh, sarà quello lì nella missione con il Penere. E così dovremmo aver completato tutto il su questo episodio di DLC. Ma adesso andiamo dal nostro caro, carissimo Caronte, che sembra essere veramente lui preoccupato per i morti. E pensa di Ade. Chissà se Caronte è anche lui un Isu o qualcosa del genere. Portato la donna alla pira. Ah, mi piace avere un assistente. Se solo tu fossi morto, potresti restare per sempre. Purtroppo ho altri piani. Così è la vita e la morte. Ma passiamo alle prossime anime perdute. Una famiglia distrutta dalla guerra vaga senza rifugio. So com'è perdere una casa. Sì, avete tutti storie tristi da raccontare. La maggior parte della gente qui è morta. Credo che sarei triste anche se fossi morto. La sofferenza che voi mortali vi infliggete l'un l'altro non cessa mai di stupirmi. È per questo che aiutiamo le anime perdute, se possibile. Hai ragione. Meritano un luogo sicuro in cui riposare. Per adesso Caronte mi piace più personaggio. Allora, Ade è molto, cioè, la sua caratteristica, la sua personalità, il suo modo di fare. Insomma, è da Ade. Mentre Caronte invece è proprio come persona, cioè, uno che è veramente un guardiano delle morti degno di questo nome. E come ho detto anche una cosa vera, si stupisce il fatto come noi umani ci friggiamo tanto male per niente alla fine. E vabbè, andiamo a questa bella famiglietta ad aiutarla, dai. Ci faranno aiutare anche loro. Non farci del male, lasciaci stare! Indietro! Io so combattere! Non voglio farvi del male. Allora cosa vuoi? Voglio portarvi via da questo posto. Condurvi al sicuro. Perché ci aiuteresti? Ah, non c'è tempo. I cani di Ade stanno arrivando qui. E quando vi troveranno? Non permetterò che la mia famiglia soffra ancora. D'accordo. Qual è il tuo piano? Deve esserci un luogo sicuro qui vicino dove nascondervi. C'è una grotta non lontana da qui che potrebbe fornirci rifugio. Non è molto accogliente, ma è meglio che restare qui. Un altro posto? C'era anche un accampamento abbandonato. Sarebbe l'ideale se non fosse per le strane creature che popolano la zona. Forse è pericoloso. Immaginavo. Allora, in teoria la grotta è più sicura che la grotta possiamo chiudere, se sono sicuro. Nel campamento ci sono strane creature, quindi sembra un po' pericoloso. Quindi opterei per la grotta. Oh, sicuramente si è sbagliato. Andiamo alla grotta. Restatemi vicino. Pafse, sillevo! Ecco, queste scelte mi sembrano un po' di stupide. Cioè, non è mai che io voglio portarle in un posto sicuro. Se scelte sapete Ade, tipo quando prima non scegli di aiutare e essere da parte di Adomain, insomma, quelle scelte lì erano migliori. Ok, non c'è quello per noi.
Ok, non c'è ancora da noi. Meno male che c'è Phobos. Carissimo Phobos. A galoppo, caraluccio. Sbrighiamoci. Qui siamo troppo allo scoperto. Me ne vado più insieme al tizio là, che potrebbe essere in pericolo. Se mi vedono qui, sono nei guai. Ok, dobbiamo avercela fatta, siamo tutto a posto. Ok, andiamo a parlare con Caronte. Ok, vabbè. Quindi ce l'ha qui e andiamo. A dopo. Bene, eccoci qui a parlare con il nostro Caronte. Io spero di aver fatto scelta giusta, ma ovviamente, visto che il pericolo maggiore erano le bestie di Ade, che il campamento era, cioè, queste creature, è meglio un po' sicuro come una croce, un po' sicuro. Oddio, che succede qui? Che sta succedendo? Un disastro. Perché non ho mai un giorno normale da... Dimmi che è successo. Qualcuno ha rubato le monete a tutte queste anime. Assistente, trova il ladro e restituisci le monete ai morti così che possano attraversare lo Stige. Perché non li fai attraversare e basta? So che non sei di qui, ma le cose non funzionano così nell'oltretomba. E poi, se Ade lo scoprisse, mi farebbe a pezzi. D'accordo. Troverò il ladro. Avete sentito, gente? L'assistente troverà il ladro. Perché qualcuno deruberebbe i morti? È ovvio, le monete servono per pagarmi e attraversare lo Stige verso l'oltretomba. Tu sospetti già di qualcuno? Qui passa così tanta gente, a dire il vero, a me sembrate tutti uguali. Su, concentrati. Beh... un mercante e un politico si comportavano in modo strano. Sono gli unici a non essersi precipitati al molo. Tornerò quando avrò... Io cercherei al passaggio delle anime. È lì che sono scomparse le prime monete. Buona fortuna. Con tutti i ladri che ci sono nell'oltretomba, mi servirà. Bene, da mo' assistenti di... Cosa? Bene, da buon assistenti del buon Caronte, come lui ci ha definiti, non cercare questa moneta. E chi potrebbe rubare una moneta dei morti? Mentre del resto ne sono potenti a scrupoli. Comunque, pensando, forse penso che fino a qui l'episodio può essere la mia missione. In caso metterò un'altra scena morte di Caronte. E infine farò l'ultimo episodio con, mettendo sì la missione per... il Penore, e infine l'ultimo, diciamo, confronto con Ade, così da fare un bel finale epico. Comunque, per adesso concentriamoci su questa missione di trovare monete, scoprire chi ha rubato queste monete. Qualcuno ha sepolto qualcosa e qui è venuto a riprenderselo. Tu non sembri come quelli che passano di qui di solito. Non sono morto, se è quello che intendi. Sto cercando una cosa. Allora siamo in due. Io cerco le monete che ho perso. Devono essere qui da qualche parte. Pensa all'ultima volta che le avevi con te. Ricordo che stavo camminando con le altre persone. Andavamo tutti verso il molo. Non ricordo da dove siamo arrivati. Ma quando siamo arrivati qui, la folla si è fermata e un uomo, o un politico credo, si è alzato e si è rivolto a noi.
Dov'eri quando ti sei resa conto di aver perso le monete? Al molo. Stavo per pagare il traghettatore e mi sono accorta che non c'erano più. Hai visto qualcosa di strano durante il viaggio? Solo il politico. Stava in disparte rispetto ai moli, mentre tutti gli altri andavano verso di essi. Devo andare. Buona fortuna con la ricerca. Ok, mi già abbiamo visto sul politico e non sul mercante. Forse vuote. Le cinghie sono state tagliate. Come faccio a trovare qualcosa in questa sporca e orribile terra desolata? Scommetto che stai cercando le tue monete rubate. Come fai a saperlo? Forse tu sei il criminale tornato ad ammirare il suo operato? Anch'io cerco il ladro, ma non ti aiuto se ti comporti in questo modo. Va bene. Tanto comunque alla fine non ho trovato niente. Ricordi quando avevi con te le monete l'ultima volta? Certo che sì. Camminavo lungo la valle con gli altri e ho iniziato a parlare con un mercante. Era così arrogante. Aveva ancora i suoi ori e gioielli. Non gli serviranno a molto qui. Quando ho raggiunto i moli, le monete non c'erano più. Me le immaginavo che... Hai notato questo là, il mercante. Qualcosa di strano? E il mercante con cui parlavo... Il mercante? Sembrava nervoso. Mi ha chiesto se dovessimo proprio pagare il traghettatore. Forse lui era già stato derubato. Ora ne so abbastanza. Una daga. Sembra preziosa. Sarà stata usata per tagliare le borse. Un bracciale d'oro. È rotto. Si sarà spezzato quando il suo proprietario scavava. Oh, rieccoti. Ti serve qualcosa? Questa daga significa niente per te. Non ho visto nessuno con una daga. Devo andare. Buona fortuna con la ricerca. Notizie delle mie monete? Ho trovato questa daga. Ti dice niente? Ah, ecco cos'era. Mi ha ferito quando ha tagliato la cinghia della mia borsa. Quindi hai visto chi è stato? No, ero troppo concentrato sul politico che parlava alla folla. Era molto coinvolgente. Ora ne so abbastanza. Ok. Sembra che... Il ladro ha ferito il testimone mentre il politico parlava alla folla. A mio parere sono state entrambe, perché magari uno nel frattempo di distraeva mentre l'altro rubava. Però vediamo un po' chi sarà mai stato. Nella parte conto c'è chi è stato a rubare e non lo può dire il mercante, perché poi di cui parlava è stato il mercante. Finalmente cominciavo a pensare che ti fossi perso. Non pensavo che voi poteste provare apprensione. Ci sono molte cose che non sai di noi, come il fatto che siamo impazienti. Hai scoperto chi ha rubato le monete? Ecco. Allora, direi il mercante, che se ne può le prove. I morti sono stati derubati durante il discorso di un politico. Un testimone lo ritiene sospetto, perché vagava in mezzo alla folla, lontano dai moli. Ah, sì, l'ho notato anch'io. Ma un ricco mercante ha fatto delle strane domande. Ho trovato una bella daga, probabilmente usata per tagliare le borse, e un bracciale d'oro vicino al buco usato per nascondere le monete. La trama si infittisce. Deste mercante. È stato il mercante. Ha rubato lui le monete. Un mercante avido. Tipico. Vieni, parliamo con lui e chiudiamo la questione. Allora sei tu che hai rubato le monete a questa gente. Non ha senso. Nessuno dovrebbe pagare per entrare nell'oltretomba. Risparmiami le banalità. Le hai rubate perché sei un avido. Questa gente non aveva nulla in vita e non ha nulla nella morte. Se io non posso vivere agiatamente, nessuno lo farà.
Wow. Ade, piacere di vederti. Cosa ti porta sulla mia riva? Ho sentito la confusione fin dalle viscere del Tartaro. Che succede qui? Quest'uomo ha rubato le monete agli altri morti e ora le ha buttate nello Stige. I mortali trovano sempre nuovi modi di sorprendermi. Mi fa piacere che tu ti diverta, ma questa gente aveva le monete per passare e ora non le ha più. Se non hanno le monete, non possono entrare nel mio regno. Questa è la legge, Caronte. Sono giunti qui con le monete, come la legge e la tradizione impongono. Meritano di entrare. Perché non lasciamo che il nostro amico qui presente decida il loro destino? Questa gente è stata derubata della possibilità di riposare in pace. Deve entrare. Ben detto, Alexios. Potranno entrare nell'oltretomba. E per quanto riguarda lui? Dallo in pasto ai tuoi cani. Speravo che lo dicessi. A volte dobbiamo prendere decisioni difficili. Farlo con tale sicurezza non è una dote comune della tua specie. Non è la prima volta che lo faccio. E non sarà l'ultima. Ne hai fatta di strada per essere un mortale. Ora che Ade è andato, c'è una cosa che devi avere. Grazie, Caronte. Mi rattrista che tu debba andare. Mi hai assistito bene. Spero che troverai le risposte che cerchi. Allora, se non guarda l'aiuto che mi ne prova, rispetto non sono facile. Il regno dell'aria non sembrano sempre le cose sono quelle che sembrano. A volte dovrai combattere il fuoco con il fuoco mortale. Bene, mentre arriviamo a livello 7 e con nuove abilità che non possiamo usare, abbiamo svolto questa ultima missione del Caronte, che ormai non so, ci diciamo salutati. Da dire che ovviamente Caronte mi è piaciuto molto come personaggio, cioè la persona giusta a giudicare i mortali, insomma. Ade invece è un po' così, un po' si vuole divertire. Infatti ha appena avuto la possibilità di torturare quell'avido mercante, non è che abbia indovinato chi era. Diciamo, l'ancia è molto pazzesca, ok. Quindi ha avuto la possibilità, se è super divertito, dai. Comunque mai messi contro Ade. Anche mi sa che non dobbiamo ci contro di lui stesso. Bene, che dire, penso con questo ultimo episodio e avventura possiamo chiudere quel video, come avevo già detto. Invito a lasciare un like se vi è piaciuto, iscrivervi al canale, attivare la campanellina così da ricevere notifiche dei nuovi video. Lasciate un commento della vostra sull'episodio se vi sta piacendo. Se vi piace che vi porti tutte le missioni così da avere visionato tutte le specificature che questo del sito ci sta proponendo. Poi vi invito anche a iscrivervi su Twitch, dove farò dei live per tornarci presto in attività. E infine sui social come Instagram, Facebook e Twitter, così da sapere di più sul mio lavoro. Detto questo, dal vostro Lexios, dal vostro Emil Terry, al prossimo episodio. Passo e chiudo.